Oggi parliamo di brand, il branding, brand position, neurobranding, tutte queste belle parole che magari molti di voi già conoscono, hanno già studiato, letto dei libri. Però parliamo del mondo assicurativo delle agenzie. Quindi siamo ancora molto indietro. Perché dico molto indietro? Perché ci sono ancora colleghi, agenti, soprattutto monomandatari, che usano ancora come nome il nome della compagnia. Rispondono al telefono col nome della compagnia. Pubblicizzano le loro pagine social col nome della compagnia. Ma che brand sei? Sei un loro dipendente o sei un lavoratore autonomo? È il tuo brand che devi sviluppare. Cioè, gente che ricopiano quello che dice la compagnia sui loro pagine, facendo anche gli errori, perché abbiamo già visto in altri video che le compagnie non è che sono bravissime. C'è una grande compagnia italiana che dice partner di vita. Io vedo colleghi che scrivono partner di vita, ma la gente neanche più si sposa, divorzia, non vuole un partner di vita. Ma perché? Ma secondo te, uno quando vede un assicuratore dice wow, sei il mio partner di vita? O pensi wow, faccio la vita? Faccio la polizza perché tu sei il mio partner di vita. Ma no, non è così. E non usate questi titoli. Non è così. Se siete bravi, se avete investito molto sulla relazione, quindi vi va già di fortuna che il cliente vi dica sei il mio assicuratore di fiducia, sei il mio assicuratore da sempre, il mio assicuratore della famiglia. In alcuni casi, ma non sei un partner di vita, non mi voglio sposare con te, io te ti uso se mi dai un servizio che mi dà un beneficio. Hai un partner di vita come la banca, un partner di vita il tuo commercialista, il tuo idraulico, il tuo medico, un partner di vita? No, sono professionisti che ti possono aiutare quando e se tu hai bisogno. Lo stesso siamo noi, non pensiamo a essere percepiti in maniera diversa. Quindi ecco, il suggerimento che vi do di tutto cuore è usate il vostro nome. Usate il vostro nome. Altrimenti siete intercambiabili. Se usate il nome della compagnia e poi il vostro viene dimenticato. È molto semplice per il cliente dire ah beh, è quello, anziché da te vado dal tuo collega. Tanto siete uguali, tanto siete lo stesso. No, io sono più bravo perché ho studiato. No, usi lo stesso nome, sei uguale identico. Perché sei tu a già dirglielo. Nel branding è già questo, tu dai già un'idea di chi sei. Quindi cominciamo a parlare con i nostri nomi, a rispondere al telefono con il nostro nome. Cerchiamo di puntare sui nostri punti differenzianti. Cioè, voi stessi, la vostra agenzia, perché è diversa? Dov'è? Che cosa fa? Con chi parla? Avete delle caratteristiche uniche. E comunicate su quelle. Perché altrimenti rientrate in una melassa che non si capisce nulla. Non è... Cioè, io vedo gente che mette sui post il codice di agenzia. Ma che beneficio può avere il codice di agenzia? Scusate. C'è qualche cliente che io faccio la polizza con te perché tu sei l'agenzia C135 o la X12 o il 7737. Sono i codici che ho di alcune compagnie. No, mai successo. E a voi è successo? No, per cui è inutile. Ok? Quindi, torniamo sui fondamentali. Vostro nome, comunicazione diretta, non copiate, non duplicate le pubblicità che fanno le compagnie. Possibilmente fate sì anche che le compagnie non mandino promozioni di marketing ai vostri clienti. Fatelo voi. Siete voi che dovete stabilire che cosa dire, come dirlo al cliente e quando dirlo al cliente. Quindi attenzione a lasciare email, numero di telefono, perché se delegate il marketing ad altri, delegate il vostro lavoro, delegate le vostre scelte imprenditoriali. Non siete più padroni dei vostri clienti. Ok? Per cui se dovete delegare qualcuno, andate da un'agenzia pubblicitaria, fate un accordo, spendete voi dei soldini, pochi, e vedete che vi rientrino.
facendo del lavoro, e vi fate una pubblicità su di voi. O la fate voi stessi in maniera autonoma, leggendo libri, seguendo questi corsi. Sono mille modi. Ma non delegatelo a un altro soggetto, perché ha altri interessi, ok? Siete voi gli imprenditori. Ricordatevelo. Vi prego. Ne va del nostro futuro, ne va del tuo futuro, perché poi io lo faccio. Se tu non lo fai, è un problema tuo. Ognuno è libero di fare quello che vuole in casa propria. Ma è tanta bella la nostra professione, si può fare talmente bene, possiamo fare talmente la differenza, che già che ci siamo, facciamola bene. Ok? Ciao!